Ma appunto come arrivi poi a questo risultato? Adesso facciamo, come dire, l'anatomia di una scena. Sì. Quell'addio, come è stato costruito? Cioè, ci sono, poi c'è anche un dialogo con i registi, ti viene Sì. detto cosa fare, se anche tu, naturalmente, sei Sì. per primo. Ecco, allora bisogna, secondo me, naturalmente, distinguere molto chiaramente tra cinema e teatro, perché in cinema le cose avvengono lì, avvengono in quel momento, rimangono poi di più che in teatro perché sono fissate dalla macchina. Ma l'emozione non può essere come dire, immagazzinata e restituita, deve essere trasmessa immediatamente. E quindi anche con i registi c'è un rapporto molto diverso. Naturalmente dipende dai registi. Per esempio questi due incredibili gemelli che sono i De Serio. Sono dei registi straordinari perché lo vedo non solo con me, ma anche con gli altri, hanno saputo, come dire, ispirare negli attori qualcosa di sempre vero, qualcosa di sempre credibile. E lì c'è poco da studiare, o il regista è capace di chiedertelo e tu sei capace di darglielo, oppure c'è poco da discutere. In teatro è diverso perché in teatro ci sono le prove, che purtroppo in cinema non ci sono, però insomma come lo facciamo in Italia evidentemente dimostriamo che si può fare anche così e anche bene molto. E in teatro invece ci sono le prove durante le quali ognuno può dire la sua e ascoltare il regista sul proprio personaggio e varie cose. E poi ci sono i vari tentativi che si possono correggere, modificare. E anche migliorare da parte degli attori che però, secondo me, dovrebbero di base essere considerarsi degli strumenti del regista e non fare loro, se no tanto vale che facciano loro i registi. E così faccio un po' io. Che vuol dire un regista è capace di chiedertelo? Cosa significa un regista è capace di chiedertelo? Non è un'espressione facile da tradurre in termini, come dire, semplici, perché anche troppo semplici sarebbero. È un sapersi, come dire, trasferire in un altro. Beh, per esempio, posso dire che un esempio di questa capacità straordinaria è Bellocchio. Bellocchio, la sua sola presenza già porta gli attori a una specie di obbligo di fare quello che sentono che si debba fare per fare dell'arte come lui con la sua presenza testimonia, perché si sente quanto lui sia un artista proprio anche nel suo modo di agire, di fare. E l'attore si è portato a condursi in quella dimensione. E questo è un modo di chiedere e di ottenere, appunto, che bisogna provarlo, non si può tanto descrivere. Poi ci sono tanti altri modi, i registi sono molto diversi tra di loro. Credo che Bellocchio, ma credo che non sia l'unico, abbia poi questo piccolo trucco, però non è un trucco, è anche, come dire, una prova di generosità e di attenzione nei confronti dell'attore, di a volte prolungare la ripresa oltre la fine del ciak, chiamiamo una scena che Beh, vediamo. quello sì, è successo con lui, e lì certamente quando ti trovi di fronte, scusate, alla macchina da presa di un regista così, tu senti di essere veramente di fronte a un pubblico molto speciale. E se questa macchina da presa, come è successo a me proprio in quel film, indugia su di te più di quanto non fosse previsto dalla scena, allora tu senti che il regista ti sta osservando con una vicinanza
che può veramente emozionare, così mi è successo proprio in questo film, in questo film di Moro qualche volta, mi ha veramente portato a sentire e anche a fare di più.